Settore strategico ma con troppe criticità, soprattutto in Granda. Confartigianato porta il vice ministro Rixi a Cuneo per parlare di trasporti. Il nuovo ospedale di Mondovì compie 10 anni, prezioso regalo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che ne completa l'offerta sanitaria. Ricco parterre di ospiti illustri alla serata di presentazione della 12ª tappa del Giro d'Italia alla Cuneo Pinerolo. Pallavolo al via i playoff tra le donne, Cuneo sconfitta da Conegliano in gara 1 dei quarti, in campo maschile perdono anche Mondovì e Cuneo. Buonasera e ben ritrovate all'appuntamento con l'informazione di Telegranda, edizione del telegiornale che si apre con la cronaca e con la lettera contenente una polvere sospetta simile a quella recapitata nei giorni scorsi a Lavazza, Caffè Verniano e Ferrero, inviata e recapitata al Balocco di Fossano. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco del nucleo NBCR che hanno messo in sicurezza l'ufficio della corrispondenza dell'azienda fossanese e gli artificieri dei carabinieri di Torino. La produzione comunque non è stata interrotta e non è stato necessario evacuare l'azienda. Ovviamente gli accertamenti sono in corso. Ed ora una pagina dedicata ai trasporti, settore strategico ma spesso caratterizzato da grosse criticità, soprattutto nel nostro territorio. L'argomento è stato trattato dal convegno tenutosi a Cuneo, dall'auditorium Foro Boario, organizzato da Confartigianato Piemonte e Confartigianato Trasporti, con il supporto di Confartigianato Cuneo. In un auditorium Foro Boario gremito di partecipanti, Confartigianato si è interrogata sul futuro dell'autotrasporto nel nostro territorio. Lo ha fatto attraverso un convegno di livello che ha potuto annoverare tra gli ospiti anche il vice ministro Edoardo Rixi. Le difficoltà burocratiche, le carenze infrastrutturali, le tante criticità di un settore strategico come quello dei trasporti sono stati tutti temi sviscerati nel corso dell'incontro grazie all'intervento di relatori di assoluto rilievo. Il titolo Innovare per crescere era un trampolino per cercare di ragionare su quello che è il futuro dell'autotrasporto in una provincia virtuosa come quella che è la provincia di Cuneo. Una provincia che però sconta, essendo come dicono molti, un po' ai confini dell'interno, impero delle problematiche importanti legate al mondo delle infrastrutture e della viabilità. Come Confartigianato da oramai oltre un anno ci stiamo battendo per portare avanti quella che secondo noi è un'opera fondamentale che ci divide dal resto dell'Italia, che è la Cuneo Asti, questi 9,5 chilometri che oramai sono necessari e che le nostre imprese richiedono a gran forza, senza dimenticare il Colle di Tenda piuttosto che la tangenziale di Fossano. Insomma, un mondo dell'autotrasporto che deve guardare al futuro, alle nuove tecnicalità, a un mondo che si sta evolvendo, ma non può prescindere da quelle che sono le necessarie investimenti che attraverso il governo e attraverso coloro che hanno la possibilità di fare e di incidere devono intervenire per mantenere alta la guardia e per poter permettere alle merci della provincia di Cuneo di continuare a essere esportate e portate in tutto il mondo. Siamo soddisfatti perché abbiamo avuto delle ottime risposte da parte del vice ministro Rixi, che praticamente ci ha garantito che ci sarà un'attenzione particolare soprattutto alle piccole imprese, quindi noi siamo soddisfatti. Ci hanno anche garantito che le infrastrutture saranno tenute in considerazione, quindi saranno sbloccate. Questo governo per noi trasportatori ci è stato abbastanza vicino, ci è sempre venuto incontro alle nostre richieste, quindi questa giornata io la vedo positiva, soprattutto anche per la partecipazione di molti trasportatori, di molte autorità, quindi la giornata è interessante, mi sembra interessante e mi sembra che sia riuscita bene. L'autotrasporto oggi è innovazione, volevamo far emergere come oggi questo comparto sta innovando, sta guardando al futuro, sta lavorando sulle emissioni, sta lavorando sulla sostenibilità ed è un comparto che occupa 6.500 imprese a livello piemontese, 900 a livello cuneese e dà lavoro a circa 12.000 addetti, quindi un comparto importante per la nostra economia che deve essere valorizzato, deve essere tutelato e deve essere sostenuto anche attraverso l'infrastruttura perché sono fondamentali per collegarci al resto d'Italia e al resto dell'Europa. L'ospite d'onore del convegno organizzato da Confartigianato era il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, che alla platea cuneese ha parlato proprio della situazione delle infrastrutture della Granda.
l'attuale governo sta cercando di trovare il modo di iniziare i lavori e di proseguire i lavori in maniera rapida. Attualmente sono partiti gli espropri. Per quanto riguarda noi come Lega, riteniamo che sia un'opera prioritaria, e visto che oggi si parla di pubblicazione a giorni in Gazzetta dello sblocca cantieri, dove sono previsti dei commissari straordinari, ritengo oggi che sia anche importante individuare un commissario straordinario sulle priorità della provincia di Cuneo e del Basso Piemonte, perché non c'è solo l'Asti-Cuneo che deve sicuramente andare avanti, ma ci abbiamo il problema enorme che inizia a diventare quello sul Colle di Tenda, e i problemi dei valichi alpini anche minori, come ad esempio quello della Maddalena, con la risoluzione dei problemi viabilistici, ad esempio tra il nodo Vinadio-De Monte, ma anche poi i problemi legati al valico vero e proprio, legati alle chiusure invernali. È chiaro che non è che possiamo sperare che ogni anno non nevichi per non avere le strade chiuse. Abbiamo la necessità di ripristinare dei collegamenti normali in un territorio che ha bisogno di svilupparsi. Quindi, siccome stiamo facendo questo decreto, in questo decreto è prevista questo tipo di figura, secondo me sarebbe utile anche per velocizzare i lavori sull'Asti-Cuneo. Quindi da parte nostra c'è la massima attenzione e stiamo cercando di spingere anche tutte le parti politiche, anche quelle magari che anche al governo sono meno sensibili sulle opere, andare a velocità elevata, e quindi su questo, se il PD ci vuole dare una mano, siamo contenti. Se invece si vogliono fare solo polemiche, vogliamo ricordare che loro avevano avuto tutto il tempo per realizzare e chiudere le opere e purtroppo sono stati con le mani in mano. Ma chi ha ragione? Cioè, voi che promettete l'inizio dei lavori in estate, oppure il PD che dice no, ci andrà almeno un anno per passare? Non lo so, se il PD ci dà una mano anche in Commissione Europea da tutte le parti, visto che è ancora, come posso dire, funzionari e penetrazioni all'interno istituzioni abbastanza importante, e iniziamo in estate anche prima. Se invece, come posso dire, per far vedere che i lavori non vanno avanti, sotto sotto lavora per bloccarli, magari non riusciamo in estate e andiamo più avanti. Credo che oggi l'interesse di tutti sia nel fare le cose, non ne dichiarare o meno. Io oggi non sono qua per dichiarare cose, io sono qua per mettermi a disposizione della provincia di Cuneo, a prescindere di chi sarà il presidente poi della regione o meno, per aiutare un territorio che a me è particolarmente caro e che secondo me è strategico per lo sviluppo del nord-ovest del paese. E a proposito di autostrada, in particolare a 2 settimane dalla visita in territorio cuneese del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, è stato definito in Regione quello che è il piano delle opere accessorie che dovranno essere inserite nel MIT per il completamento della A33, cioè l'Asti-Cuneo. La decisione è stata inviata proprio in queste ore al Ministero, nella speranza appunto che vengano inserite nelle opere fondamentali per il completamento dell'autostrada. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di sanità e parliamo di una struttura che esattamente 10 anni fa, il 4 aprile del 2009, è stata inaugurata, l'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Il Regina Montis Regalis ha compiuto 10 anni. Da 2 lustri per l'area monregalese i servizi sanitari sono raccolti all'ingresso cittadino in uno stabile all'avanguardia e più adatto rispetto alla storica sede del Gallo Michelotti. L'evento è stato celebrato sabato 6 aprile. Questo è stato un ospedale che veramente ha consentito un miglioramento veramente importante della qualità dei servizi sanitari. 8.000 ricoveri l'anno, 4.800 interventi chirurgici l'anno, 37.000 accessi al pronto soccorso, la dico lunga sulla presenza di un ospedale che è vivo e vitale. E devo dire che in questi, io sono arrivato insomma da un anno, ho sentito un assessorato vicinissimo anche per il miglioramento che abbiamo realizzato. Abbiamo realizzato la cittadella della salute. Oggi in questo ospedale c'è un'integrazione reale fra servizi territoriali e servizi sanitari, grazie alle dimensioni che consentono tutto questo, e i cittadini vengono in un posto solo a trovare risposte unitarie a tutto quanto, quindi un'integrazione fra servizi anche fisica e non solo funzionale. Tra l'altro, mi permetto di dire, efficientando le risorse, abbiamo levato un sacco di affitti, abbiamo creato una struttura dove oggi chiunque arrivi in questo ospedale trova risposta per qualsiasi domanda sanitaria, e quindi
una cosa, dico sempre, è il diritto alla salute, una cosa è l'esigibilità di quel diritto, rendere facilitato l'accesso alle prestazioni, tutelando il bisogno del cittadino, di cui ovviamente la nostra missione è questa, la tutela della salute dei cittadini, e facendolo in strutture così belle e così sicure. Questa è una struttura in sicurezza antisismica, in sicurezza antincendio. Noi ce la metteremo tutta per migliorare ancora e speriamo al prossimo decennale di avere risultati ancora migliori di questi. È stato un ospedale voluto dai monregalesi, costruito dai monregalesi in tempi molto stretti, quindi questo va tutto merito di chi ha seguito questa costruzione, questa edificazione. Dopodiché in questi 10 anni le cose si sono evolute, sono cambiate, l'ospedale è cresciuto. Io come direttore dell'azienda ospedaliera ho promosso insieme ai miei colleghi che si sono succeduti alla Cuneo 1 l'integrazione tra i due ospedali, c'è una grande collaborazione, ci scambiamo i professionisti, bisogna andare avanti così per mantenere in efficienza tutte le strutture che insistono sul Cuneese, sulla Cuneo 1, sull'ospedale, anche perché no, sulla Cuneo 2. A rendere omaggio alla struttura con un regalo tutt'altro che simbolico ci ha pensato la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che donerà a Regina Montis Regalis la risonanza magnetica, già presente a Cuneo, Fossano, Savigliano e Saluzzo, ma non a Mondovì. Una risonanza magnetica di ultima generazione. È un investimento molto importante, abbiamo però qui le professionalità che sapranno utilizzarle al meglio. Nel campo della sanità abbiamo investito molti milioni di euro. Per quanto riguarda l'azienda sanitaria SL1, che è parte di questa provincia, abbiamo dato contributi per oltre 9 milioni di euro. Questo vuol dire che teniamo molto alla qualità della vita e alla salute dei nostri cittadini. Parliamo ancora di sanità, ma di servizi in particolare e dei piccoli disagi che si potrebbero venire a creare in questo periodo al Santa Croce e Carle di Cuneo. Lo ricordiamo infatti da oggi la presenza degli ortopedici nel DEA dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle sarà riorganizzato e sarà ridotta la presenza degli specialisti proprio perché manca il numero degli specialisti. Non è stata data la tempistica nella quale si risolverà il problema, dipende infatti dal numero di specialisti che si potranno trovare da integrare all'organico. Comunque saranno assicurate le prestazioni di emergenza e urgenza e le attività di ricovero nell'ottica di garantire alla popolazione le cure specialistiche comunque necessarie. Cambiamo argomento, parliamo di uno degli eventi sportivi nazionali più attesi, ovvero la Corsa Rosa, il Giro d'Italia che arriva anche in provincia di Cuneo. La tappa Cuneo-Pinerolo, la numero 12 della prossima edizione, è stata presentata nei giorni scorsi. Gota del ciclismo italiano raccolto all'Auditorium Varco di Cuneo per la presentazione della 12ª tappa del Giro d'Italia, la Cuneo Pinerolo, una tappa che ha il profumo della storia ma molto diversa da quella di 70 anni fa in cui trionfò Fausto Coppi, comunque mozzafiato. Cuneo Pinerolo la storia, 1949 è la vittoria più importante di Coppi per la più importante tappa della storia del Giro d'Italia. Il percorso è diverso, non si poteva andare in Francia, abbiamo voluto cercare di far conoscere più possibile i comuni e paesi e salite della provincia di Cuneo e ci siamo riusciti, e in questa giornata di presentazione siamo riusciti a portare anche a Cuneo Vittorio Seghezzi, 95 anni, l'unico uomo ancora in vita che corse quella Cuneo Pinerolo del 49. Lei ha visto direttamente Fausto Coppi partire in quella storica tappa. Infatti c'è anche la foto che lo prende proprio nel momento in cui ha alzato il sedere, se n'è andato, malgrado io gli ho detto stai qui ancora un po', tanto è lunga la corsa e tutto, perché io con Fausto ero più in confidenza con Fausto che con Bartali, malgrado che ho fatto il tour con Bartali e tutto, però con lui avevo molto, io non ho capito perché è partito così, sul Col della Maddalena, sa, era un toppone, capisci? Però Fausto era Fausto. Cosa pensa di questa tappa che viene presentata stasera alla Cuneo Pinerolo? La Cuneo Pinerolo devo venire con la leggerità a dare il via, però spero che la Cuneo Pinerolo ne risenta un po' della vecchia Cuneo Pinerolo,
che la Cuneo Pennerolo è diventata storica effettivamente perché siamo stati noi a farla diventare anche storica, intendiamoci, però Coppi, Bartali, io trovarmi in fuga con quattro Bartali, Leoni, Coppi mi sembrava di toccare il cielo con dito. E poi è partito Fausto, l'avrei ammazzato, perché io con Fausto, lui si era sposato l'anno prima a Sestri, io l'anno dopo a Loano, ci allenavamo sempre assieme. E non so, non l'ho capito, ho detto. Poi gliel'ho detto, hai fatto tanta fatica per niente, l'hai vinta però hai rovinato tutto. Prima di tutto hai rovinato Seghezzi, che sono rimasto lì. E per noi è la tappa, quella con la T maiuscola, quella che è stata insignita della miglior tappa di tutti i tempi nella storia del ciclismo dai giornalisti sportivi che in tal senso sono stati interpellati. Per noi rappresenta storia, patrimonio non solo sportivo ma anche culturale e rappresenta soprattutto un momento di grande, grandissima visibilità per la nostra città e per il territorio che insieme a noi partecipa a questa bellissima avventura. E parliamo ancora di cronaca, sono in corso gli accertamenti nei confronti dello stato di salute dell'operaio di 28 anni di Ormea, rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di oggi a Ventimiglia. L'incidente è al vaglio dei tecnici dello Spresal che stanno verificando se il ragazzo stesse lavorando in sicurezza. È stato trasferito all'ospedale di Pietra Ligure, il Santa Corona, portato un politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di sistemi per rendere la vita smart, per utilizzare un termine che nel corso degli ultimi anni ha preso piede per definire una qualità della vita migliore, ma anche ecosostenibile. Elsinet chi è? Elsinet è un'azienda di telecomunicazioni con un'esperienza decennale, operiamo nel settore della banda larga, banda ultralarga ormai oggi, con soluzioni innovative sia tramite ponte radio, fibra ottica e connettività tradizionale. A chi si indirizza? Allora, noi ci indirizziamo principalmente a aziende, imprese sul territorio, ci indirizziamo a pubbliche amministrazioni, proprio oggi abbiamo presentato una soluzione che va nell'ambito della Smart City, una soluzione che può essere anche adottata comunque da imprese specialmente agricole e alimentari, è una soluzione che sfrutta sostanzialmente l'IoT, cioè l'internet delle cose, la possibilità di avere una città smart con una serie di sensoristiche e di apparati che diano la possibilità di vivere l'ambiente urbano in un miglior modo. Qual è il suo punto di forza? Allora, il nostro punto di forza sono sempre state le onde radio, perché come detto noi abbiamo iniziato con il mondo wireless e oggi questa nuova tecnologia cosiddetta LoRaWAN, che va nell'ambito della sensoristica, come dicevo prima, viaggia anche sulle onde radio e dunque sfruttando l'apparato radio. Cronaca giudiziaria, oggi è stata emessa la sentenza di condanna nei confronti del responsabile della morte di Giuseppina Casassole, l'imprenditrice di Viterbo, trovata morta ai piedi di una scarpata a Limone Piemonte il 30 maggio del 2017. Lui è Samuele Viale, unico imputato, si era anche dichiarato responsabile della morte della donna e nonostante due perizie psichiatriche lo abbiano definito nel corso del processo completamente incapace di intendere e volere, il giudice ha deciso di condannarlo ad un mezzo ergastolo per quanto riguarda la giustizia italiana, cioè 14 anni di carcere. Secondo il giudice, infatti, la capacità di intendere e volere era solamente diminuita e non completamente assente. Gli avvocati difensori di Viale hanno già annunciato che faranno ricorso in appello. Ed ora ci spostiamo a Fossano, dove è stato inaugurato nel weekend il museo verticale della torre panoramica del Castello degli Acaia, un allestimento multimediale che consente di godere di una visione dall'alto di grande impatto della città di Fossano, acquisendo anche nozioni storico-culturali della zona.
Presidente, si inaugura questo museo, un momento importante per il territorio, per Fossano, per l'ATL. Sicuramente un momento molto importante, parliamo di cultura, inauguriamo un museo qui all'interno del Castello degli Acaia, uno dei simboli della cultura del Cuneese, quindi un momento molto turisticamente importante perché andiamo a valorizzare uno di quei settori che forse negli anni abbiamo un po' trascurato, che sicuramente è il settore culturale ma è un settore di traino a livello di traino turistico, soprattutto a livello nazionale, deve diventarlo sempre di più anche all'interno della provincia di Cuneo. Oggi inauguriamo un tassello in più, che è una parte di quello che noi abbiamo chiamato museo verticale, e quindi sotto c'è l'accoglienza, c'è l'ufficio turistico, nel retro al piano superiore ci saranno delle mostre permanenti sugli Acaia e sui Savoia in collaborazione con Palazzo Madama di Torino e con la Fondazione Artea, per poi salire su fino all'ultimo piano, che è quello che scopriremo oggi, e trovare il faro, che è Fossano Augmented Reality Observatory, che vuol dire diamo uno sguardo a tutto il nostro territorio. All'inizio c'è un guscio interno in cui c'è un filmato di una proiezione immersiva con tutta la storia del nostro territorio fin dall'antichità sino a oggi, per poi aprirci all'esterno con dei monitor di realtà aumentata e scoprire attraverso le finestre quello che possiamo vedere del resto della città, ma anche e soprattutto il territorio che ci circonda, a partire dalle Langhe, Roero, al Marchesato di Saluzzo, a Cuneo e le Montagne, un territorio veramente vasto e bellissimo, ed è un progetto che abbiamo realizzato insieme all'Unione del Fossanese per promuovere tutto il nostro territorio. Era una sfida quella di riuscire a dare a questo castello una finalità culturale e turistica, una sfida che ha visto in gioco diverse prospettive, diverse idee. Siamo riusciti a raggiungere nei tempi corretti una soluzione che a nostro avviso darà a Fossano l'occasione di valorizzare il giacimento di libri, il lascito Vallauri, che è davvero una ricchezza della città, e allo stesso modo il magnifico castello con la vista sui territori e sulla città. Noi ci metteremo veramente in quattro per poter cercare di portare più turisti possibili a Fossano e a visitare questo che riteniamo sia una cosa molto importante. Abbiamo perciò studiato un biglietto promo che consegneremo in tutte le nostre attività ricettive a partire dai prossimi 10 o 15 giorni in collaborazione con l'ATL, per cercare così di far crescere di più l'immagine di Fossano per tutti i turisti, non solo italiani ma anche stranieri, e far vivere anche questo centro storico di Fossano, oltre al castello, dove c'è un centro commerciale naturale, che è una cosa molto importante perché siamo abituati ormai alla grande distribuzione e stiamo perdendo l'importanza dei centri storici. Ed ora pagina sportiva, che apriamo parlando di pallavolo. Sono cominciati i play-off sia in campo maschile che in campo femminile. Tra i maschi in A2 Mondovì è stata sconfitta da Cantù nella gara 1 dei quarti di finale di play-off promozione in un palamanera gremito. I monregalesi hanno ceduto per 3-1 ai Lombardi. Mercoledì la gara 2 a Cantù, che se dovesse vincere chiuderebbe la serie. Se a vincere fosse invece Mondovì, il passaggio alla semifinale si deciderebbe nella Bella ancora al Palamanera. KO anche a Cuneo, impegnata nei playoff per mantenere la A2, la squadra di Sernioti è stata sconfitta in trasferta nella gara 1 disputata a Santa Croce per 3-1, anche per i cunesi, gara 2 in programma mercoledì sera al Pala Ubi Banca. E restiamo alla pallavolo, ci spostiamo però in ambito femminile, cominciati i primi storici playoff in serie A1 per la Bosca San Bernardo Cuneo, che nella gara 1 dei quarti di finale ha dovuto arrendersi di fronte alla superiorità della Corazzata Conegliana, vittoriosa per 3-0 al Pala Ubi Banca. Troppo forte Conegliano per Cuneo. Al Pala Ubi Banca, nella gara 1 dei quarti di finale dei play-off, le venete si impongono con un perentorio 3-0, facendo capire ancora una volta perché hanno dominato il campionato di Serie A1. Troppa la superiorità della formazione allenata da Santarelli, che ha potuto concedersi il lusso di lasciare in panchina per gran parte del match la schiacciatrice della nazionale italiana Miriam Silla.
Il tecnico dell'Imoco ha fatto ruotare le sue giocatrici, tutte di livello mondiale, fatta eccezione per la palleggiatrice e capitana, la polacca Volos, strepitosa e sempre lucida in regia, meritatamente premiata come miglior giocatrice dell'incontro. La Bosca San Bernardo ha provato a rimanere attaccata alle avversarie, trascinata dal numeroso pubblico del Pala Ubi Banca, ci è riuscita soprattutto nel primo set, grazie soprattutto ad una bella rimonta finale che ha portato fino al 21-22, spaventando un po' Conegliano, che però ha rimesso la testa sul match e non l'ha più rialzata. Le ospiti hanno chiuso il primo set con il punteggio di 25-22 e hanno poi dominato gli altri due, lasciando le briciole alle cunesi, che cercheranno l'impresa nella gara 2 di sabato con la serenità di chi il proprio scudetto l'ha già vinto, raggiungendo i playoff al primo anno in Serie A1. Meriti, diamo i meriti all'avversario, nel senso che secondo me abbiamo fatto una partita sotto molti punti di vista eccellente, perché comunque abbiamo fatto una gestione della battuta importante, perché abbiamo forzato con un numero di errori molto ridotto e comunque abbiamo creato qualche difficoltà nella ricezione di Conegliano, che comunque schierava stasera tra i migliori ricettori del campionato, quindi comunque lì abbiamo fatto una grande partita. In ricezione abbiamo fatto una partita altrettanto importante. Quello che ci è mancato è una finalizzazione della prima azione d'attacco, dove la squadra avversaria, molto per merito loro, perché comunque hanno tantissimi centimetri e degli ottimi difensori, hanno limitato i nostri attaccanti, e poi sul contrattacco loro ogni volta che potevano velocizzare ci hanno messo in difficoltà. Direi che la partita si è sviluppata tutta lì, cioè loro hanno avuto la percentuale di supremazione che si aggira intorno al 50-55%, noi intorno al 30%, ma non tanto per dei meriti nostri, ripeto, quanto per meriti degli avversari, che comunque in quella fase lì hanno messo in difficoltà squadre ben più attrezzate di noi. E ora chiudiamo con la pallapugno. È iniziata ufficialmente la stagione con l'assegnazione del primo trofeo, la Supercoppa, che si è aggiudicata a Cuneo battendo per 11-7 Altalanga nel match disputato ad Ogliani. Per la squadra di capitan Federico Raviola il miglior modo per cominciare la stagione. Proprio Raviola sarà ospite nella puntata di questa sera di Lunedì Sport in onda alle 21. Si parlerà anche di pallavolo con il presidente della Bosca San Bernardo Cuneo Diego Borgna e la capitana Aurea Cruz. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento.